Bentornati, bentrovati al Laboratorio dal Basso Gettate le Reti, terzo appuntamento del percorso di 5 incontri, professor Ivan Luigi Vitali della Scuola di Economia Civile sul tema fare impresa in parrocchia. Continuiamo dopo la ripresa della pausa pranzo, siamo qui a ragionare su come le parrocchie possono dare valore al territorio, valore anche economico e generare chissà la possibilità e la capacità di fare impresa tra i soggetti che ruotano intorno a queste realtà. Grazie professore ancora una volta, a lei la parola. Di nuovo benvenuto a chi ci segue in streaming, a voi insomma state qua. Questa mattina abbiamo ragionato in estrema sintesi su che si intende per imprenditore civile, per riuscire a capire che fare impresa in parrocchia non vuol dire impiantare un'attività commerciale in parrocchia, ma fare una intrapresa che attraverso un competere, un correre insieme e un cooperare di persone possa generare un valore per chi partecipa e per la collettività, un bene comune, che dicevamo nel pensiero economico civile è uno dei fini dell'azione economica, il principale fine, quello della felicità pubblica e del bene comune. Abbiamo visto quindi come è importante generare un valore più grande dei fattori che vi vengono consumati, un valore che sia sia economico, sia un valore relazionale, sociale, spiegando che oggi uno dei temi più rilevanti della ricerca in questi termini è la quantificazione dell'impatto sociale. Si sta sviluppando anche molta ricerca e si stanno costruendo dei social bond su queste tematiche qua. Ci siamo detti che una volta viste le categorie di generazione del lavoro, di valore, di imprenditore impresa civile, definendo che cos'è l'economia civile, l'imprenditore civile, e i punti sottostanti, cioè la gratuità, la reciprocità e la fraternità come aspetti fondanti del fare economia e del fare impresa, questi punti sono punti che sono perfettamente congruenti con il fondamento dell'attività parrocchiale. Per quello fare impresa in parrocchia non è un ossimoro, anzi, la parrocchia può essere la culla delle relazioni che nascono anche da altri motivi, non certo economici, per poter costruire a partire da un pensiero, una pianificazione, una gratuità, abbiamo detto, e qualche scelta costosa, quindi qualcuno che decida di metterci del tempo, dell'ingegno, senza avere la certezza di essere pagato per tutto l'impegno che ci mette, ma quindi rischiando, che è una delle caratteristiche dell'imprenditore, oltre a quella di coordinare dei fattori complessi e non avere la certezza matematica del risultato, se no sarebbe una rendita. Abbiamo detto appunto che la parrocchia può essere un ambiente ideale per fare intrapresa. Addirittura Don Nicola diceva che benedice, come già sta accadendo con tutta una serie di altri progetti, il fatto che possano nascere iniziative di questo genere qua. Quindi ha dato anche un riscontro interessante a sostenere il fatto che imprese e parrocchia possano andare particolarmente d'accordo. Ci siamo detti che nel pomeriggio, cioè ora, avremmo affrontato alcuni temi alla luce delle categorie che abbiamo affrontato in sintesi poco fa, avremmo provato ad affrontare in maniera analitica alcuni temi. Che può essere una start-up, che può essere un tema che vogliamo analizzare insieme. La modalità che ci siamo dati è la seguente. Qualcuno comincerà, Emanuele, presenterà in 10 minuti il tema su cui vuole poi chiedere il confronto con l'intelligenza pubblica che abbiamo qua davanti. Ci sarà poi un 10-15 minuti di domande che non dovranno essere elaborazioni nostre, non dovranno essere cosa noi abbiamo capito e cosa suggeriremmo. Sono domande per chiedere a lui di sviscerare ulteriormente alcuni punti su cui inevitabilmente è andato via in maniera più riassuntiva e più rapida, in modo che in 10 più 15, 25 minuti circa, possiamo avere un quadro composto dal presentatore e tutti noi di quella che è la realtà del suo caso. Nella restante mezz'ora, 40 minuti, facciamo l'analisi alla luce delle categorie che abbiamo visto oggi, questa mattina. Di questo caso, partendo dalle criticità che il presentatore rileva, quindi il presentatore ci presenterà un tema e dirà le criticità che vede e che vuole affrontare insieme a noi in ottica di impresa civile. Noi l'aiuteremo a fare questo dibattito, gli ultimi 10 minuti faremo una chiosa finale, una chiusura per dire siamo partiti da un'esemplificazione, l'abbiamo sviscerata, l'abbiamo analizzata, chiudiamo.
avremo ancora un'ora e mezza per affrontare, nel peggiore dei casi, almeno un'altra situazione del genere che, come dicevamo all'inizio con qualcuno di voi, non deve essere una start-up, non deve essere per forza un'idea di impresa, è una problematizzazione in ottica di impresa civile nel dire ma in questo territorio, in questa parrocchia, intorno a me, vedo che ci sono delle situazioni che mi interrogano e che vorrei provare a risolvere tenendo presente che stiamo ragionando di come fare impresa in parrocchia, gettate le reti, economia civile. Quindi c'è spazio per muoversi e non essere rigidi sul caso di start-up, teniamo conto che deve essere una questione che riverbera in maniera diretta o indiretta sui temi che ispirano la giornata. Se ci sono dubbi sulla presentazione, parliamone volentieri, diversamente lascerei la parola ad Emanuele che ci espone la cosa. Prendetevi pure qualche momento per dire se c'è qualche dubbio o volete dire qualche cosa. È tutto ok? Davvero? Anche in fondo? Ok, allora possiamo partire, dai. Bene, proviamo allora ad esporre un progetto che è nato un paio di anni fa, lo facciamo anche graficamente, ci facciamo aiutare da un video spot che anticipa tutto per andare in maniera più rapida, che... ok, questo qui. Nei tuoi 10 minuti. Può parlare di iniziative da svolgere o da ricordare, di feste da celebrare, di momenti da non perdere. Per questo può essere utile uno strumento che raccoglie, tenga insieme e sempre disponibili i contenuti che offre, senza perderli, per poterli promuovere, condividere o aggiornare. Quando vuoi, ci pensa Mosè. Mosè. Bene, questo è un riassumo brevemente l'idea che ha fatto nascere questo progetto Mosè, dopodiché vi porrò magari delle domande su alcuni punti che sono attualmente ancora un po' oscuri guardando a un discorso di futuribilità di questa impresa, di sostenibilità. E, allora, eccola qua. Questa idea, questo progetto nasce 2 anni fa, 2 anni abbondanti fa, sulla spinta di una riflessione che era quella essenzialmente del perché andare ogni volta in parrocchia e leggere le bacheche per sapere quali sono gli appuntamenti che cambiano, oppure le novità, oppure i contatti, oppure quando si incontra quel gruppo o altro, quando ormai in una realtà ormai digitalizzata o quasi digitalizzata, soprattutto nell'ambiente ecclesiale, si può fare, si possono trovare delle soluzioni più semplici, più fruibili e più veloci. Allora è nata questa idea che Mosè, appunto si chiama così, che è uno strumento voluto per aiutare i sacerdoti, i collaboratori, i gruppi, i singoli fedeli nelle attività e nei servizi offerti nelle parrocchie. E quindi uno strumento di gestione digitale in qualche modo che potesse veicolare le informazioni e i contenuti delle parrocchie, almeno alcuni selezionati. Che cosa farebbe questo Mosè? Che nella sua evoluzione è diventata, ecco, immaginiamola oggi come un'app per tablet, smartphone, insomma, però è anche utilizzabile via web, quindi come un sito attraverso un portale dedicato. È possibile inserire il calendario degli appuntamenti e conoscere gli orari sull'apertura delle chiese, delle basiliche, dei conventi e anche degli uffici diocesani, consultare le iniziative pastorali e ottenere le informazioni su una ricorrenza liturgica particolare, ad esempio trovare i contatti, riservare anche un'aula o un campo da gioco, una sala come questa qui in diocesi ad esempio, conoscere le attività pastorali della parrocchia e acquisire informazioni sulla parrocchia, sulla diocesi ma anche sulle altre parrocchie. Quindi una sorta di tentativo di integrare i servizi e renderli fruibili in maniera interattiva, però anche ottenere delle informazioni artistico-architettoniche su una struttura in particolare, condividere del materiale pastorale come documenti, anche foto delle esperienze, le presentazioni attraverso un cloud apposito
integrato nel dispositivo app e quindi fruibile a tutte le parrocchie. Attraverso PC, smartphone e tablet, per cui nel video si diceva dove vuoi, da qualunque dispositivo, insomma, no? Però può essere anche uno schermo installato come supporto informativo. Vabbè, questa è un'opzione che stiamo ormai abbandonando lentamente, perché il fatto di avere un sistema touchscreen ci permette di essere più veloci. Quindi essenzialmente, e questo è Mosè, l'idea evoluta di Mosè. Oggi noi ci troviamo attualmente in una situazione di chiusura del progetto, cioè stiamo per consegnare quello che è il risultato del nostro lavoro, e vorremmo, siamo un'associazione di promozione sociale, siamo tre ragazzi di Squinzano di tre parrocchie diverse, quindi il discorso della parrocchia in qualche modo ci rientra sempre, abbiamo unito le nostre competenze, i nostri obiettivi comuni, ed è venuta fuori questa idea. Oggi questa idea, proposta da questa associazione, diventa uno strumento che, per avere una futuribilità e una sostenibilità, deve essere uno diffuso, due utilizzato, tre possibilmente col tempo trasformarsi in una potenziale impresa, che quindi in qualche modo dovrebbe avere anche dei costi per potersi sostenere, perché già l'associazione, semplice com'è, ha dei costi, insomma, minimi, però insomma sostenibili attualmente, però in futuro, se vogliamo vedere, far crescere il tutto e magari generare ulteriormente da queste parrocchie, da quest'idea, ulteriore lavoro e spazio per altri giovani sull'imprenditoria digitale, in qualche modo, ecco, vogliamo capire secondo voi com'è possibile che questo avvenga. Se è qualcosa che voi utilizzereste, ad esempio, se è qualcosa che oggi si può ritenere utile per quella che è l'approccio e la presenza nostra stessa all'interno delle parrocchie, a livello di collaborazione, a livello di anche conoscenza dei servizi delle parrocchie e degli ambienti parrocchiali. Ecco, partendo da questa domanda, noi cercheremo di costruire un pezzo di futuro, almeno dal punto di vista concettuale, per poter andare avanti con questa idea progetto. Di grazie. Solo, visto che abbiamo ancora due o tre minuti, insomma, ti vorrei chiedere, alla luce di quello che abbiamo detto questa mattina, la presentazione mi è sembrata molto chiara, di riuscire a trasmettere, come dire, in forma di maggiore criticità i punti su cui vuoi raccogliere stimoli e mostrare come questa cosa qua, come questa proposta si inserisce nel solco dei valori che ci siamo detti, cioè quello di generare un bene comune, un orientamento verso una collettività che non siano soltanto i fruitori diretti, in modo tale che la richiesta che facciamo a tutto il gruppo non sia soltanto rispetto a come dire, un'indagine di mercato, passami la banalizzazione, ma che sia una problematizzazione in ottica di economia civile. Questo è il compito del gruppo. Fatta una proposta, scavare in modo che loro facciano delle domande, il gruppo farà domande a te, in modo tale che si capisca di più come questa ipotesi, questo caso, sia un caso di economia civile e come tutti insieme possiamo arrivare a trovare delle soluzioni rispetto a delle ipotesi già fatte. Quindi le ipotesi fatte sono sostenibilità, alfa, beta, gamma, delta, già pensate, magari ne vengono fuori altre. Tipi di pubblico, ho pensato già a A, B, C, D, pensiamo ad altre idee. Altrimenti diventa che le domande le si fa, come dire, presentatore al pubblico, mentre invece deve essere una dinamica dove tu fai il presentatore e il pubblico poi chiede a te per poi analizzare una situazione. Non so se abbiamo ancora due o tre minuti. Va bene, ci sono un po' di punti interrogativi, però essenzialmente... Ti metto questa che magari ti aiuta. Dove è andata la cosa? Giusto per vedere, sì, le slide iniziali. Possiamo chiudere, sì, questa parte qui e la troverai qui a sinistra. Ok, così magari su questi punti, sì, qua ti aiuta a dire, rispetto alle categorie che abbiamo visto. Ok. Ok, porre le domande. Non so se è chiaro come stiamo provando. Insomma, è il primo tentativo e non ci abbiamo dedicato troppo tempo, quindi ci sta. La presentazione del caso è stata fatta, come dire, come sintesi dei contenuti. Emanuele chiederà, sta chiedendo un contributo su alcune ipotesi che ha già fatto. Forse sono stato un po' troppo severo nel dire di stare nei tempi. È importante che ci espliciti le ipotesi già fatte, il lavoro già fatto, in modo che noi problematizziamo un lavoro già fatto.
alla luce di quello che abbiamo visto e non andiamo a sostituirci a un pensiero di intraprendenza che già c'è stato, insomma. Allora, dal punto di vista delle relazioni e forse anche del mercato della gratuità, noi abbiamo chiesto dal basso, torna spesso questa espressione, un contributo a chiunque possano essere i collaboratori o le persone che ruotano intorno alle parrocchie e alle diocesi, in particolare in diverse situazioni, diverse iniziative, tra cui anche la Settimana Sociale dei Cattolici di Torino, abbiamo somministrato dei questionari, quindi non solo in diocesi ma anche fuori, per conoscere alla base che cosa vorrebbero in maniera più fruibile, quindi digitale in questo caso, le persone che operano all'interno delle parrocchie, siano loro sacerdoti, siano loro religiosi, siano loro laici con diversi ruoli. E questo contributo, diciamo, ci ha permesso di costruire un'idea su un progetto che fosse condiviso a monte, cioè su un progetto che fosse, diciamo, in qualche modo nascesse un po' da tutti. E questo ci ha aiutato anche a non andare a tentoni, almeno andare non troppo a tentoni, perché comunque è un progetto innovativo e non ci sono precedenti, per cui un pochino ce lo immaginiamo questa esperienza, potendo racchiudere nell'idea quelli che erano i suggerimenti che venivano un po' da tutti, perché su loro stessi poi ricade, si ripercuote quello che è lo strumento finale, quindi il prodotto finale. Questo strumento dovrebbe, cioè è pensato in questo modo: essendo un'app, va scaricata sul proprio smartphone o tablet in maniera gratuita. Quindi questo uno per auspicare un contagio virale, quindi tutti lo utilizzerebbero all'interno di una diocesi, d'altra parte invece le diocesi acquistano un pacchetto, cioè acquistano, diciamo, quasi la licenza e la rendono fruibile per tutti i fedeli della diocesi. Quindi parliamo per esempio della diocesi di Lecce, sono circa 295.000 persone che chiaramente non tutte potrebbero, cioè, scaricherebbero, comunque avrebbero, però almeno i fedelissimi o chi frequenta di più la parrocchia o vuole conoscere l'ora della messa o altro lo utilizzerebbe da questo punto di vista, anche per condividere e per stare in contatto con le persone della stessa parrocchia, della propria parrocchia, anche di altre parrocchie o con la diocesi. E non so se il tempo è già finito. Credo che sia opportuno passare alle domande e approfondire un po' alcuni dei punti che ci hai tratteggiato. Per chiudere, nell'ottica dell'imprenditoria civile, diciamo questa idea anche di impresa, anche se non è immediatamente tangibile, ci auspichiamo che lo sia in futuro, nasce da una condivisione parrocchiale, per cui non c'è un'ottica meramente di profitto, ma c'è un'ottica di far stare bene quelle persone per cui questo stesso strumento è stato pensato. Renderlo fruibile e anche in qualche modo dividere il digital divide, che nell'ambiente ecclesiale è forte, molto più che in altri settori. Quindi in qualche modo cerca di dare anche un contributo educativo nell'ottica della digitalizzazione di alcuni servizi e di contenuti. E quindi lo riteniamo molto innovativo anche da questo punto di vista. E non sappiamo cosa ne pensi poi concretamente la gente che lo userà. Infatti non vediamo l'ora che sia pronto per cominciare a fare i primi test e le prime valutazioni sempre dal basso, insomma un po' di... non mi viene la parola, va bene. Io mi alzo, faccio girare magari il microfono tra chi vuole fare delle domande. Alla luce di quello che abbiamo visto questa mattina, liberi di domandare. Qualcuno che rompa il ghiaccio ci vuole sempre. Rispetto a qualche esempio di questa mattina, che gli verrebbe da chiedergli? Così, proprio di prima istanza, ci ha presentato non un'azienda, ma uno strumento che intende far diventare azienda. Per favore. Dite il nome, così, ok. Valentina. Volevo sapere se nell'ambito di questo progetto avete previsto anche presso ogni diocesi di impostare una postazione per far accedere al sito nello specifico
quindi lasciando stare diciamo, l'app scaricabile sugli smartphone, e quelle fasce di popolazione che magari non hanno a casa un PC oppure non hanno possibilità di accedere alle stesse informazioni. Ok, grideremo un po' di più se possiamo alzare l'audio, così in sala arriva fino in fondo. E raccogliamo un po' di domande e poi rispondiamo. Puoi andare subito, proprio flash, rispondere subito, tanto immagino che sia. E diciamo che sarebbe bello, compito di ciascuna parrocchia, anche avere un dispositivo mobile, nel senso non perché lo ha in tasca, ma mobile perché può spaziare nell'ambito della parrocchia a disposizione di chi non ha un altro tipo di connessione. O di, diciamo, noi abbiamo cercato di allargare tutta la tipologia di utenza, includendo anche chi lo smartphone o il tablet non ce l'ha, quindi già da casa con internet tu puoi comunque accedere ai contenuti, anzi ancora di più perché via web è più facile avere sullo schermo grande tutti i contenuti disponibili rispetto all'app che hai soltanto sullo smartphone. Quindi, o sul Emanuele, tablet, su questa cosa qua la risposta alla sua domanda è: al momento c'è già una pianificazione su come farà da far accedere o in auspicio per ora? È disponibile su tutti questi tipologie di connessione, però non abbiamo mai pensato al discorso che è venuto adesso, okay, che la parrocchia potesse avere un tablet da far girare meno abbienti. Okay, è già una sì. cosa? Okay. Okay. Questo è lo spirito della cosa? Sì. Dimestichezza con questi mezzi, per esempio mio padre o mia madre, loro hanno difficoltà già con un touchscreen oppure con alcune app o alcuni siti, quindi parlo anche di anziani, di persone che comunque di fatto frequentano le parrocchie e le funzioni Perfetto. Religiose. Molto chiaro, Valentina, grazie. Ok, cercheremo anche, ok, no, abbiamo, avanti. Sì, no, abbiamo... sì, sì, giusto. Altre domande? Non è una domanda, vero? Non era una domanda. Pierpaolo? Io volevo sapere se quando avete pianificato questa, diciamo così, quest'idea, avete anche, diciamo così, oltre alla distribuzione dei questionari magari lì a Torino, avete pensato anche di chiedere magari così anche l'opinione, insomma, di quello che è il clero qui della diocesi, per esempio, tutte le diverse parrocchie in diocesi. Sì, in genere ci si sbilancia poco perché non c'è l'esatta percezione di cosa possa essere veramente l'app, no? Di come vederla funzione, ancora non ha avuto nessuno questa possibilità. Però noi abbiamo accolto una sfida che è antica in verità, cioè antica nel senso che ha almeno 10 anni. Nel 2004 viene pubblicato un documento, ok, e quindi noi abbiamo accolto, sì, abbiamo accolto questa sfida e in quel documento noi abbiamo la risposta, cioè la diocesi, il clero si deve aggiornare, deve andare incontro alle nuove tecnologie. Quindi la domanda era: avete chiesto l'opinione della diocesi e della parrocchia, giusto? Sì. La risposta è sì. Sì, ma la risposta è da parte del clero, diciamo, del diocesi, della parrocchia, e c'è un interesse, ma c'è il dubbio con l'interesse. Scusate che faccio il cattivo, ma è perché dobbiamo stare sul punto e circostanziare le domande, se no un caso come questo dura anche una giornata intera. Sì. Invece abbiamo detto che simulavamo, o l'abbiamo detto forse a pranzo, simuliamo il caso in cui si abbia un interlocutore potenzialmente molto interessato, in questo caso un'intelligenza collettiva, ma che è, come dire, il direttore di banca, non ci dà 3 ore, ci dà 10 minuti e non ci fa argomentare. Ti dice: io ti ho chiesto questo, sì o no? Non mi dire la rave e la fava, sì o no? Ok? Cioè, faccio il cattivo, ma per stare nel ruolo. Mi viene anche bene, vero? Ok, grazie. Alberto, allora, da quello che abbiamo ascoltato, a me è sembrato che questa impresa, questa associazione con questo progetto voglia dare un servizio alle persone che oggettivamente operano all'interno, no, della diocesi, all'interno delle parrocchie. Quindi non vedo il discorso dell'impresa. Che cosa pensate di fare? Qual è il salto di qualità
che pensate di fare per diventare realmente un'impresa e quindi fonte di un eventuale guadagno? Ricompaio a video. Ok, non cado prima. Il progetto è scalabile, cioè viene proposto in prima istanza alla diocesi di Lecce, ma è per tutte le diocesi, che sono 225 in Italia. Le diocesi lo acquistano, per cui se il progetto si diffonde diventa un lavoro vero e proprio e lo staff si può anche riempire di ulteriori lavoratori. Perfetto. Ok. Arrivo. Dite sempre il nome, così. Sono Maria. Io vengo dal profondo capo di Leuca, quindi diocesi Ugento, sono di Tricase. Di progetti del genere nella mia parrocchia non ne ho mai sentiti, né penso che ci sia un sentore che ciò esista. Andare da un parroco e proporre una cosa del genere è un po' azzardato, perché secondo me ciò deve nascere dal parroco. Quindi come potrei proporre al mio parroco un progetto così interessante? Grazie. Un progetto di questo tipo credo che si possa proporre solo con una simulazione, una dimostrazione. Quindi è importante far vedere agli operatori, ai parroci in particolare, soprattutto se hanno un'età, diciamo, no? Tagliante in su, diciamo, semplicemente così, far vedere come funziona e quali sono i benefici che uno trae dall'utilizzo dell'app. E quindi scattalo, cioè, allora mi può servire. Questa è la risposta che daremo in maniera diretta. E quindi genereremo un bisogno, si spera, se non sto andando errato. Dite il nome. Francesco. Chi gestirebbe il contenuto informativo dell'app? C'è in mente un piano di aggiornamento dell'informazione settimanalmente, mensilmente, giornalmente? Come si gestirebbe l'informazione? Sì. Allora, nell'ottica della pluralità di parrocchie presenti in una diocesi, a Lecce ce ne sono 74, e nell'ottica di un'educazione al linguaggio digitale, ogni parrocchia dovrebbe gestire i propri contenuti. Quindi c'è un livello parrocchiale che lo cura ogni parrocchia, o il parroco o un delegato del parroco magari più capace di lui. Se il parroco non ce la fa, c'è comunque uno staff, che è quello di Marrosso, che adempie e momentaneamente cura questo aspetto, fino al momento in cui la parrocchia non diventa indipendente e sa lei gli orari, i contenuti, le locandine e tutto il materiale. Quindi ogni parrocchia deve educarsi a utilizzare lo strumento, perché in questo modo si educa un linguaggio digitale. Aiutiamo noi, però. Si può fare anche più di una domanda alla stessa persona, magari facciamo partecipare tutti, ma si può intervenire anche più di una volta, naturalmente. E proporremo dei laboratori dimostrativi. Nicola, non c'è il rischio che questo vostro lavoro agganci soltanto i soggetti che vivono l'esperienza religiosa e quindi è limitante nei confronti di chi vuole magari conoscere una dimensione culturale, una dimensione anche più vasta e più larga? Sì, in questa fase ci sono molti rischi, e guardiamo anche a questo aspetto, ma supponiamo che nel tempo ci sarà un lento coinvolgimento dalle persone che vivono in maniera più intensa le parrocchie a chi invece ci ruota attorno in maniera un po' più allargata. E stiamo pensando anche degli strumenti, delle opzioni che permettano comunque di rendere gradevole l'app e di usarla anche da parte di quelle persone che non hanno immediatamente bisogno di sapere a che ora è la messa, per esempio, ma anche semplicemente per comunicare. Ora, se gli sviluppatori non ci tarpano le ali, 3 minuti ancora abbiamo. Sì, pensiamo a un discorso di messaggistica all'interno dell'app, che è però complessa, e quindi, ok,
Abbiamo non sappiamo. Ancora 3 minuti per stare nei tempi severissimi che ci siamo dati. Sì. Io corro per fare prima. Ormai al giorno d'oggi ci sono tanti app, però molte volte, ogni volta che devo scaricare un'app, non riesco mai a trovare alcune cose. Quindi è un'app che comunque riesco a trovare subito le cose. Scusa. Un'altra cosa è il problema della memoria, perché alcune app occupano talmente tanta memoria, ad esempio in un telefonino, che non si possono fare altre cose. La nostra sarà leggera e user friendly, vuol dire utilizzabile da tutti perché intuitiva già nell'interfaccia, da come si vede, da come si visualizza. Pensata sia per i ragazzi che per i sacerdoti non tanto tecnologici che per le persone più grandi. Grazie, perfetto. Ce la facciamo un altro paio forse, se escono fuori? Ah, Piero non sa di cosa stiamo facendo. Sì, Alberto. Sono sempre Alberto. Ecco, io mi allaccio all'idea sempre dell'imprenditorialità. Siccome questa è una terra di turismo, ormai no, la nostra vocazione sembra portare sempre più a rendere più forte questo mercato, io ritengo che sarebbe opportuno, più giusto e anzi forse indispensabile nel proporre l'impresa, di introdurre all'interno, diciamo, di questo progetto anche dei suggerimenti. Deve essere una domanda, in forma di domanda, perché la parte dopo sarà quella dell'analisi. Ecco, perché non introdurre all'interno dell'informazione anche dei suggerimenti puramente artistico-culturali per essere supporto al turismo religioso? Era già prevista in forma di progettazione dell'idea, della stesura della prima idea, e attualmente è passata in coda questa funzione perché dal questionario è emerso che non è prioritario. Perfetto, rapido, efficace. C'è ancora magari una domanda o due per chiudere, poi passiamo alla fase di interpretazione, dove poi Emanuele non potrà ribattere, ma come se lui non ci fosse, diremo i punti di forza, di debolezza e di coerenza con l'idea di costruzione, visto che si tratta di un'impresa, di impresa civile, con quello che abbiamo visto questa mattina. Quindi ragioneremo insieme, dove lui quindi non potrà contaminarci, tra virgolette, con il suo punto di vista, di quello che la vive, per essere liberi di analizzare, smontare, rimontare, e poi la rianalizzeremo chiudendo insieme a lui per vedere come questa modalità può avere, se sarà riuscita, a tirar fuori qualche cosa che inizialmente non si era pensato. Questo è l'obiettivo di un laboratorio come questo, cioè analizzare delle situazioni e consolidare i pensieri che abbiamo visto, vedere se quello che pensiamo di fare è coerente o no con quello che desideriamo, e dove non lo è costruire percorsi di coerenza. C'è qualcuno che vuole ancora intervenire? Una domanda o due ci stanno ancora? Visto che poi siamo andati bravi a rispondere velocemente e a fare domande pertinenti. Ok. Nome e poi domanda. Buonasera, sono Pietro. Indipendentemente dall'uso o meno dell'app, volevo sapere la capacità di fruibilità, nel senso e di apertura alle possibilità delle persone, perché ogni giorno bisogna anche tener conto del fatto di dover contattare le persone non più solamente tramite un'app, ma paradossalmente tramite cartaceo, perché oggigiorno chi usufruisce di un'app è generalmente chi accede a un servizio internet o alla possibilità, ma qui da noi onestamente quante tra le persone anziane o comunque chi è cinquantenne non ne ha la possibilità, o anche ventenni hanno la possibilità di un accesso internet, e quindi come sono raggiungibili queste persone per non escluderle?
Allora, è una domanda che un po' si ripete, forse una fatta prima. Allora, se il problema è l'app in sé perché non gira e non ho lo smartphone o il tablet, c'è il web service, quindi io attraverso il sito comunque accedo. Se non ho proprio la connessione a internet, si ipotizzava la disponibilità da parte delle parrocchie di un tablet o uno strumento per i meno abbienti, che si mette a disposizione. Oggi si trovano anche a 59 euro i tablet, vanno benissimo. Pure a 49. Un'altra domanda? Contravvenendo la regola che non dovrei parlare se non per moderare questa prima fase, giusto per fare la penultima domanda, si può quantificare l'investimento economico richiesto ai promotori e alle singole parrocchie coinvolte per, uno, dare una sostanza all'azione pensata e strutturare con i tablet la formazione, mettere qualcuno che aggiorni i contenuti? Quindi, se dovessimo sommare cosa viene chiesto alle parrocchie di fare in termini di impegno di persone, competenze, eventualmente di costo, e quello che viene richiesto per partire all'azienda, quanto cuba questa cosa? Sì, essendo che la parrocchia gioca in casa, diciamo, utilizzerebbe le sue stesse forze per come dire, integrare anche questo servizio a favore della propria comunità. Nel senso che, almeno guardando la nostra realtà, gli operatori parrocchiali non sono retribuiti. Quindi una persona tra queste che facciano questa cosa qui, la ipotizzo. Per quanto riguarda noi, per poter promuovere a livello diocesano parrocchiale il progetto è coperto dalla Regione Puglia, nella sua realizzazione iniziale. Dopo, con i proventi delle vendite delle licenze, per ogni diocesi, proveremo a stare in piedi e un calcolo non l'abbiamo ancora fatto. Chi si prende l'onore dell'ultima domanda? Così. C'è. L'ultima domanda c'è. C'è, Francesco, di nuovo. C'è la possibilità di condividere contenuto e informazione tra parrocchie invece di tenere l'utilità dell'app all'interno di una parrocchia o comunità, quindi per progetti o comunicazioni di livello insomma più grande, a livello di estensione del territorio, copertura. Sì, è una delle funzioni principali dei 5 macroservizi previsti, perché l'app ha una comunicazione orizzontale e verticale, quindi a livello social con tutti e a livello verticale, per esempio il vescovo con i parroci con i fedeli, oppure il vescovo direttamente con i fedeli. E quindi sì, è previsto. In più il cloud è pensato proprio per condividere anche il contenuto pastorale, quindi documenti, non soltanto avvisi diciamo momentanei, no? Informazioni così. Quindi sì, è previsto. Anzi, è uno dei punti di forza. Matteo, e poi chiudiamo. Matteo, chiunque può dire la sua? Con un filtro sì, chiunque può dire la sua. Ci sono dei moderatori ad ogni livello, parrocchiale e diocesano. Sì, però chiunque in qualche modo può dire la sua. E ci sono anche dei livelli autorizzati a fare delle cose e altri no. Sì. Perfetto. Beh, grazie per la intensa partecipazione, ho segnato diverse domande, non ho messo i numeri ma sono tante. A questo punto vediamo se riusciamo a... No? Sì, forse? Se io riduco questo si vede? Giusto, che è più intelligente.
E a questo punto, ok, queste qua sono le domande che abbiamo fatto, giusto per avere sempre presenti tutti. Adesso faccio un po' fatica questo computer. Ma giusto. Così abbiamo presenti tutti che cosa ci siamo chiesti. Benissimo, a questo punto dibattito tra noi, Emanuele diventa il valletto che ci passa il microfono come ha già fatto, proviamo a ragionare sui punti di forza e di debolezza, cioè la distanza di questa proposta qua in libertà, come se lui non ci fosse, tanto la garanzia e la tranquillità è che siamo in un setting protetto, direi, per cui penso che Emanuele non sospetti che l'obiettivo è quello di insultare la bontà della sua idea, ma quello di provare popperianamente a smontarla in modo tale che tutto quello che resta è solido. Quindi cerchiamo di capire tutti i punti di debolezza di questa idea e costruiamo in coerenza con quello che abbiamo detto questa mattina per chi c'era, e ci aiutiamo magari con i vicini per chi non c'era, in sintesi, a dire: a mio avviso questo punto qua è distante da quello che è desiderabile. Si potrebbe provare a rafforzare questo punto di debolezza con questo strumento. L'esito deve essere che aiutiamo lui a trovare dei punti di debolezza che non immaginava e costruire un potenziale percorso per arrivare all'esito, che è quello di migliorare il lavoro che fa e renderlo concreto. Vi torna? Ok. Partiamo pure in libertà, Emanuele non ci sente. Abbiamo fatto alcune domande tecniche sull'app, abbiamo parlato di imprenditorialità che c'era dietro, abbiamo parlato anche di alcuni punti che ci ha detto Emanuele, che tanto non ci sente, che non sono stati ancora affrontati, per cui se noi dovessimo dire oggi entriamo nel capitale di un'azienda, immaginate che sia costituita, fatta in quel modo, sì ci entrerai perché, no non ci entrerai perché. Forse è più facile in questo modo dirci come affrontare il tema. È un'ipotesi, eh? Se vengono altri suggerimenti sentitevi liberi, vi propongo questa chiave di lettura, a dire: se vi chiedesse 1000 euro per questa intrapresa qua, alla base, alla luce di quello che ci ha detto, li mettereste? Sì, no, perché? Questo credo che possa aiutarci a tirar fuori i punti di forza e i punti di debolezza e lavoriamo almeno su quelli. Se avete altri approcci va benissimo però. Chiunque chi gli va di prendere la parola, a dire: ci starebbe sì o no a mettere qualche soldo? Marco. Allora, no, perché tra le offerte già esistenti in rete, penso al Vaticano, al Seo del Vaticano, CEI, tutte le realtà in rete delle diocesi e delle parrocchie, non vedo quale sia il servizio maggiore che offre questa app, perché penso che sia una ripetizione, cioè almeno come ho capito mi sembra una ripetizione. E ti chiedo di fare un altro piccolo sforzo, Marco, quindi già, tu ci hai detto, dimmi se ho sintetizzato bene, non è chiaro il valore aggiunto del servizio offerto, esistono già altre cose. Tu avresti in mente, in un momento in cui Emanuele sarà presente, delle app, cioè l'analisi dei competitor, come diciamo stamattina, quelli che corrono insieme per evitare di fare giustamente cose che già esistono. Hanno un nome e un cognome queste app? Tu conosci già delle cose, delle app o degli altri servizi che ritieni, cioè, a sostenere la tua tesi? C'è qualche dato?
c'è qualche servizio, sito, cosa che ti permette di dire esistono già? Per esempio tutte le applicazioni sulla quello per esempio offerto della CEI, che praticamente basta andare, ci sono già in rete tutte le diocesi che offrono già vari servizi. Chiaramente non tutti sono aggiornati, però chi è presente aggiorna i dati sulla propria parrocchia. Quindi tu dici, se la proposta, e passiamo alla parte distruttiva, no, non sono d'accordo, fondamentiamo, strutturiamo il motivo della critica, proposta, cosa gli proporresti, visto che c'è già qualcuno che lo fa, forse non lo fa così bene, dici, perché non sono tutti aggiornati, che cosa ti sentiresti di proporre in maniera costruttiva? No, sulla proposta non ho l'idea, era il confronto che mi metteva il dubbio. Perfetto, grazie. Benissimo. Allora, Manuela, io sì che investirei su un progetto così perché mi pare molto valido. Credo che sia difficile trovare delle persone che nelle varie parrocchie poi possano gestire tutte queste informazioni, metterle in rete, comunicare fra di loro, non so, tutte le varie iniziative che ci sono, anche all'interno dei vari gruppi, no? Le varie iniziative, le cose che si fanno, perché è bello condividerle. Ecco, non so se avete pensato a formarle anche queste persone che poi dovrebbero gestire le informazioni, in modo che vi sia una linea comune, in modo che la gente sia anche motivata ad impegnarsi in una cosa così complessa e però interessante, ecco. Quindi a livello propositivo tu diresti come opportunità che vogliamo offrire quella di formare le persone. No, in questo senso, ecco, per spiegare quanto è importante e come si può gestire all'interno delle varie parrocchie. Perfetto, grazie. Matteo, dove sta la novità? Dove sta la novità? Cioè, visto che è un'app, io tranquillamente dovrei andare su internet e scaricare l'app e poi accedere al servizio. Ma se io comunque vado su internet, quindi non cambia tanto la cosa, e poi vado sui siti che già comunque hanno le stesse caratteristiche, non trovo la novità. Quindi condividi un po' il punto che di Marco, valore aggiunto. Giustamente, sì. Dal tuo punto di vista, quindi, rafforziamo che non è chiaro valore aggiunto perché lui diceva... Ci sono già altri siti, tu dici ci sono già i siti delle singole parrocchie? L'abbiamo visto la giovedì scorso, sì, quindi esistono già. Ok, e quindi in termini di... Chiesacattolica.it c'è... Ma comunque ci sono sempre siti... Comunque ci sono sempre siti alternativi, come ad esempio nella parrocchia mia c'è Facebook, cioè sempre là stiamo più o meno, quindi esistono già comunque siti alternativi, però comunque già esistenti, con le stesse funzioni. Francesco. Scusate soltanto una cosa, sto bisticciando col computer che non riesco a trovare i tasti. Quindi dal punto di vista delle opportunità o dei suggerimenti, che ti sentiresti di suggerire di fare a Emanuele? Forse informazione immediata, cose che altri non fanno. Cioè? Beh, altri tardano un po' nell'informare, nei nuovi aggiornamenti. Potrebbe essere un punto di forza. Quindi un aggiornamento immediato. Cioè, col suo progetto potrebbe fare... informare subito. Perché poi fondamentalmente non trovo altre.
Cioè lui dice che potrebbe aiutare le parrocchie ad aggiornare più rapidamente il loro sito, anziché fare un sito di secondo livello che raccoglie un'app che raccoglie. Questo? No, vuoi dire una con cosa? L'app suo potrebbe avere il vantaggio dell'aggiornamento veloce. Avere l'esclusiva sull'aggiornamento veloce. Quindi vuol dire, l'esclusiva vuol dire che comunicherebbero a lui e non al sito della parrocchia? No, esclusiva cioè nel senso che ha la capacità di aggiornare in maniera veloce rispetto agli altri siti. Ok, forse ho capito. Dimmi se recepisco in maniera giusta. Mamma mia. È questo? Cioè avrebbe maggiore forza nel proporre aggiornamenti avendo un livello più alto rispetto alla singola parrocchia che magari fa più fatica, cioè lui può mettere a disposizione, diceva, delle persone, c'è Mar Rosso che può dare una mano, lui sostiene il tempo, un certo tempo di formazione, dice magari la singola parrocchia non può attivarlo, lui può attivargli già qualche cosa, è così? Ok, grazie. Francesco, a me sinceramente piace molto l'idea dell'app perché proprio per il fatto che per natura sia mobile, quindi non dobbiamo trovare un computer per poter accedere all'informazione, non dobbiamo leggere il giornale, ce l'abbiamo in tasca e si, teoricamente si aggiorna continuamente e automaticamente. Quello che mi preoccupa è l'idea dell'impresa dietro quest'idea e quindi da imprenditore o da investitore non mi sento molto convinto o propenso a investire. Perché non vedo un possibile ritorno economico. Se l'idea resta quella del volontariato, utilizzando personale che gira intorno alle parrocchie o in diocesi, insomma, mi sembra possibile, realizzabile. Il problema è che, come ha detto la signora un po' prima, Manuela. La formazione del personale. Forse un'idea, insomma, una possibile soluzione è quello di centralizzare la gestione dell'informazione a un gruppo di persone come il Mar Rosso, insomma, pochi volontari che manterrebbero contatti con tutte le parrocchie via email, per esempio ricevere una lista di eventi settimanali via email dai vari parroci e poi aggiornarle da una sede centrale, piuttosto che delegare alle singole parrocchie che potrebbero essere puntuali oppure no. E il problema dell'app, se non è aggiornata, se non è nuova, se non è puntuale, insomma, perde l'utilità. Secondo me. Certo. Quindi ha, secondo me, una grossissima forza quella di raggiungere un sacco di persone molto rapidamente e comodamente, però deve essere aggiornata continuamente, deve essere fresca, altrimenti perde la sua forza. Riallacciandomi brevemente al problema che aveva portato il signore, mi ricordo Matteo. Il nome da quella parte. E come si raggiunge la persona, la gente che non usa internet giornalmente o ha più difficoltà? Si potrebbe considerare una raccolta dati dalla gente che, insomma, ha più praticità con internet. Si possono raggiungere le famiglie e quindi mandare degli inviti, mandare delle, non so, locandine, cose così, una volta avuto l'indirizzo, l'email, cose del genere, insomma. Sì, sempre Pietro. Io volevo completare quello che dicevo prima ricollegandomi a quello che diceva adesso Francesco. Il mio problema fondamentale, la mia domanda fondamentale è: chi sono i fruitori del servizio? Allora li dividiamo per età, per classe, perché se poi andiamo a considerare il tessuto sociale di ogni parrocchia e se abbiamo come obiettivo riproporre la parrocchia come centro snodale dei rapporti sociali,
fino a che punto è utile avere un'app? Cioè, perché è utile questa app rispetto ad un rapporto sociale vis-à-vis? Io insisto molto su questo, perché se l'obiettivo finale è il recupero del rapporto sociale e ricreare centro fondamentale della socialità, la parrocchia, secondo me un'app prende in considerazione solo parte della popolazione di una parrocchia. E quando dico parte, dico la minor parte. Grazie. Abbiamo ancora un 5 minuti di queste riflessioni, poi ci diamo ancora un 5-10 minuti dopo questo parte a volo d'uccello per cercare di capire cosa possiamo proporre al dibattito finale insieme ad Emanuele rispetto al valore civile di queste cose. Abbiamo fatto delle domande che mi sembrano delle analisi molto circostanziate su punti di forza, debolezza, è quella che si chiama un po' un'analisi SWOT, insomma, fatta un po' così, velocemente. Dobbiamo provare a questo punto a trasformare i punti di debolezza o di minaccia in rilanci sul fare qualche cosa per aiutare il suo progetto e soprattutto vedere come questa cosa qua e se questa cosa qua è agganciata a quello che abbiamo detto essere un motivo ispiratore. Se no, la domanda fondante sarebbe: ma perché fare questa cosa in parrocchia? Cioè, questa cosa c'entra con la parrocchia solo perché la parrocchia è l'oggetto di raccolta e di distribuzione delle informazioni, o c'è un qualche cosa in più tale per cui ci diciamo fare impresa in parrocchia, ma fare impresa in parrocchia con i valori della parrocchia? Cioè, non è soltanto che la parrocchia c'entra perché distribuiamo informazioni parrocchiali. Stiamo parlando, questo mi sembra il tema fondante, gettare le reti, stiamo cercando di volare più alto, quindi la provo a dire meglio. Se nascesse un'impresa che funziona e genera dei benefici, penso che saremmo tutti contenti. L'obiettivo alto di questa giornata qua è vedere come questa cosa qua c'entra con il proporre imprenditorialità nella parrocchia, anche se il contenuto dell'imprenditorialità non sono le informazioni della parrocchia, ma può essere fare la fabbrica di bicchieri, ma che nasca da un fermento parrocchiale, dove la parrocchia è il germe, è il seme da cui nasce l'imprenditorialità e non soltanto il livello entro il quale si possono sviluppare idee imprenditoriali. Non so se sono stato chiaro. Temo di no. Provo a ridirlo, ditemi voi dove non sono chiaro, insomma. Volevo dire, questa proposta qua è il primo caso che vediamo. Al momento abbiamo chiaro che c'entra con l'imprenditorialità, col tema, fare impresa in parrocchia. Qui la parrocchia c'entra perché chi lo propone è un parrocchiano, ha interpellato delle parrocchie e intende divulgare dati di parrocchie. Se fosse stato la stessa app che fa la stessa cosa nel mondo universitario, con gli studenti, che fa comunicare informazioni, avremmo forse, ci saremmo fatti la domanda, sì, ma che c'entra col generare impresa in parrocchia? A partire dalla parrocchia. Vi riporto la domanda a dire: cerchiamo di snocciolare e di condividere come questa idea qua ha e quali contenuti che sono i contenuti di un valore cristiano parrocchiale e non soltanto di una buona idea potenzialmente imprenditoriale. Di nuovo Matteo, il Signore stava dicendo che comunque c'è l'app e quindi ci sono gli aggiornamenti, ma nell'app gli aggiornamenti lo faranno i creatori, cioè, oppure senza che noi scarichiamo gli aggiornamenti, oppure noi dobbiamo scaricare gli aggiornamenti, perché ogni volta che noi scarichiamo gli aggiornamenti occupa la memoria. Ogni volta che scarichiamo aggiornamenti? Ogni volta che noi scarichiamo gli aggiornamenti occupano memoria sulla memory card, sulla micro SD. Così c'è un tema tecnico? Tema tecnico, sì. Io mi riferivo esclusivamente ad aggiornamenti di informazione, non aggiornamenti dell'app per sé, quindi riceviamo
ultime notizie, cose così, possibilmente un blog. Ok. Pierpaolo, io credo che questo progetto sia più che interessante, no? Dovrebbero essere poco più approfonditi forse, diciamo così, e stabilire diversi step prima di che portino poi, no, all'idea vera e propria dell'impresa, nel senso, diciamo così, un nodo che magari, o un dubbio insomma, no, che magari ci può essere nel proporre un'impresa subito, in modo immediato, per questo progetto è l'utenza, chi potrebbe magari così averne la necessità, no, di quest'app, tenendo presente anche la difficile, diciamo così, relazionalità che c'è tra le diverse parrocchie all'interno di alcune vicarie della diocesi, no? Per cui ognuno va per fatti suoi magari. E quindi io credo che comunque il progetto è molto interessante e secondo me, fosse mio, o se magari c'è ancora l'idea dei 1.000 euro da dare ad Emanuele o a Marrosso per farne parte, io li darei però a condizione che magari questo progetto partisse per step, per cui con una o due o tre, visto che sono tre soci, no, di tre diverse parrocchie, proporre per un breve periodo, diciamo così, l'applicazione di quest'app all'interno del tessuto parrocchiale di riferimento, con costi chiaramente limitati, con servizi che magari non saranno il top, no, dell'applicazione, ma che permettano di capire, diciamo così, qual è l'approccio, no, nelle diverse comunità, e che sicuramente andrà bene, perché comunque si potrebbero creare anche dei laboratori, per esempio per le giovani generazioni, in cui i ragazzi magari comprendono anche come si può realizzare un'app, come si aggiorna un'app, come funziona un'app, come si può vendere un'app. È comunque un modo per quello che avete detto stamattina, fare in modo che il sangue non rimanga fermo, no, all'interno di un corpo. Comunque bisogna creare un po' di movimento, un po' di giro. E credo che, diciamo così, le aspettative saranno abbastanza positive. Ecco. Non, fatto per step, questo progetto prenderà sicuramente piede, perché poi da una parrocchia o da un gruppo di parrocchie si passerà anche alle altre parrocchie e quindi poi sicuramente alla diocesi. Magari trovare anche dei referenti in altre diocesi che provino progetto pilota nel loro territorio. Grazie. Ok, stiamo arrivando quasi alla scadenza del termine. Facciamo un altro intervento, magari uno o due, e poi facciamo la parte di analisi di distanza tra quello che c'è e l'analisi SWOT che abbiamo abbozzato, i punti che ci siamo detti, quindi il sogno alto e la concretezza dell'analisi. Poi rinvitiamo ad entrare in sala Emanuele e discutiamo insieme a lui gli esiti e problematizziamo per andare a chiudere in un quarto d'ora finale. Suora Anna Maria. Suora Anna Maria. Suora Anna Maria. Io investirei invece in questo progetto perché, considerando da utente, per esempio sul cellulare io ho un'app con la liturgia delle ore e un'altra app con la Bibbia, perché servono comunque. Se io mi trovassi questi due in uno solo e anche con altri servizi, anche di aggiornamento nell'ambiente diocesano, perché giovedì scorso abbiamo visto i siti, però a livello generale invece un ambiente diocesano non c'è. E quindi sarebbe per me, che mi servo di queste cose, sarebbe bene. Perfetto, grazie. Antonio, secondo me sarebbe un punto di debolezza se fosse una sola parrocchia a proporre un'app. Se invece ci sono 2, 3, 4 e andassero ad aumentare, raggiungendo non soltanto una diocesi, ma anche più diocesi, ma anche una regione, potrebbe essere qualcosa di interessante da questo punto di vista. Noi parliamo come nostro territorio, noi abbiamo anche il turismo che viene qui da noi, quindi
potrebbe essere interessante anche al turista che giunge nelle nostre terre informarsi e vedere che cosa c'è. Naturalmente bisogna vedere le informazioni che vanno inserite in tal senso. Se ci sono gli orari delle messe potrebbe essere un aiuto, però anche cosa fa la parrocchia realmente nel reale? Fa dei corsi? Fa degli incontri? Cioè una persona potrebbe vedere non solo cosa fa la sua parrocchia, ma anche quelle limitrofe, ma anche quelle distanti. Si sposta in un determinato punto, quindi non dobbiamo pensarla come la mia parrocchia ha un'app, perché in quel caso c'è il sito internet, mi collego al sito e so. Ma nel momento in cui io ho la mia parrocchia di Lecce, mi sto spostando a Gallipoli una sera, mi collego e vedo c'è qualcosa di interessante, potrebbe essere un aiuto, anche per capire come organizzarsi quando uno si sposta. Vista da questo punto di vista è sicuramente un punto di forza. Però se rimane legata ad una sola parrocchia, in questo caso no, quindi va pensata come qualcosa di coesione, proprio come la parrocchia stessa, come l'idea di diocesi, è un insieme di coesione, di unione, di armonia tra varie persone, e quindi nascerebbe una collaborazione fra varie persone, il che è tutto positivo. Tu dici che ne so, se tu stai qua, sai che c'è il concerto di pianoforte a Gallipoli, li vedi là, dici ma che faccio stasera, vado al cinema? No, aspetta che c'è anche quest'altro. C'è questa cosa qua, vedi pure che faccio una serata diversa, culturale. Si potrebbe pensare pure di inserire le feste patronali e tanto altro, poi no? Quindi tutto ciò che gira intorno alla parrocchia, che non è la Santa Messa, non è l'attività di catechismo, ma tante parrocchie fanno tante belle cose che generalmente non si sanno. Lo sanno coloro che vivono in quella parrocchia, ma coloro che stanno nel paese limitrofo non lo sanno. Quindi questo potrebbe essere sicuramente un punto di forza che anche un turista stesso. Pensiamo al Salento, che è pieno di turismo, non soltanto estivo, ma anche a livello invernale c'è un turismo non indifferente. Un cattolico viene nelle nostre zone e scaricando questa applicazione potrebbe sapere qualcosa. E nulla vieta che nella nostra parrocchia vengano delle persone da altre parti. Questo qua. Grazie. Abbiamo ancora pochissimo per provare a vedere dove. Vi ringrazio della ricchezza dello scambio, perché abbiamo messo giù semplicemente così, poi magari si potrebbero spostare alcuni punti di forza in opportunità o debolezza in minacce o viceversa, ma passatemela per buona, fatta così un po' di corsa senza troppi approfondimenti di scambio. Sono 3, 13, 18. Sono usciti 21 punti su cui possiamo aiutare Emanuele a riflettere. Non mi sembra male per 40 minuti di lavoro insieme. Questo ci dà già la misura di come un'intelligenza collettiva, a partire da una proposta, e credo che, non so quante volte avete fatto questo esercizio in questo modo qua, quindi ci si prende anche un po' la mano, può generare probabilmente qualche risultato interessante. Adesso possiamo fare un piccolo salto indietro, a partire da questi punti qua, per aiutare, e poi lo coinvolgiamo, il nostro Emanuele a vedere come questi punti, forza, debolezza, minaccia, opportunità, sono coerenti con il modello di impresa e di impresa civile che abbiamo definito questa mattina come l'impresa che si fonda sui valori della gratuità, la reciprocità e la fraternità, che punta a valorizzare il bene comune, quindi non punta soltanto al win-win, guadagno io e guadagni tu che lo facciamo, ma ci guadagna anche qualcun altro, quindi non soltanto è bello per chi usa l'app, non soltanto pago lo stipendio per chi la gestisce, ma genera un valore ulteriore di fruizione, di benessere, di qualche punto positivo, qualche esternalità positiva. E vediamo se questa è una, visto che si tratta di un'impresa, se gli aspetti della fiducia, della rete, delle relazioni che vi sottostanno sono secondo noi sufficienti, o approfondiamo a questo punto le minacce e i punti di forza, perché questa idea imprenditoriale possa stare sul mercato. Un punto, ci diceva Emanuele, che non è ancora definito, cioè i costi. Quindi un punto abbastanza nodale, il business plan va ancora valutato. Fatto quello, che non è poco, fatto quello, però dire intanto le altre condizioni di contesto le stiamo sgrezzando.
e prima ancora di avere un business plan abbiamo tutto il pensiero se questa cosa qui è innanzitutto un'impresa civile. Poi vediamo se il progetto di impresa civile è tecnicamente sostenibile come costi e ricavi, a quel punto buon lavoro e ci coinvolgiamo nei modi che riterremo. Chiedo Emanuele, che nel frattempo è rientrato brevemente, se dopo questo primo caso vogliamo fare 5-10 minuti di intervallo o fare le 3 ore filate. Facciamo un, non so, di tu. Io questo lo chiederei a loro, se sono stanchi di questa prima fase possiamo anche bloccarci per 5 minuti. Facciamo un attimo, cioè chiuderei questa parte qua, comunque chiuderei con la restituzione insieme a lui, chiudiamo questo caso qui, magari dopo se vi va facciamo un attimino di stacco. Sì, e poi e poi vediamo un secondo casi. Caso, okay. Però intanto attimino. Ci riprendiamo un attimino. Ok, va bene. Okay, va bene. Perfetto. A questo punto è più facile che intervenga chi era presente stamattina, non perché chi non era presente non possa intervenire, ma forse perché è più facile che lo faccia chi... Proprio un 5 minuti su dove cerchiamo di vedere come questi punti che abbiamo sviscerato c'entrano con quello che abbiamo detto stamattina. Poi invitiamo Emanuele ad entrare. Vi viene in mente qualche cosa di quelli che abbiamo detto stamattina? Poi c'erano molte altre slide che non abbiamo visto in realtà. Siete forse un po' stanchi? Vogliamo fare questo ragionamento insieme allo stesso presentatore? Vi viene più facile forse? Qualcuno chiama per favore Emanuele a rientrare? Grazie. Emanuele rientra. Ciao Emanuele, ci siamo detti un po' di cose che chiaramente... Ciao, ben trovati. Che sono sintetizzate, sono usciti alcuni punti di debolezza della proposta, alcuni punti di forza, di fatto in pari numero, sono usciti molti stimoli in forma di opportunità e sono uscite alcune minacce, che sono la contrapposizione delle opportunità, cioè dei punti non di debolezza, ma qualche cosa che, come dire, è dubbio, potrebbe concretizzarsi in un punto di debolezza, che è la conclamazione della possibile minaccia. Vorremmo vedere insieme, parlandone tutti, come questi stimoli, questi spunti che abbiamo visto possono legarsi a quello che abbiamo visto questa mattina e quindi chiudere in entro 10 minuti, così riusciamo a stare 10-12 minuti, facciamo veramente un'ora e mezza, con una sintesi dell'esperimento. Che cosa questo esperimento ci... quale luce ha gettato questo esperimento su alcuni punti che forse non erano così nitidi, oppure se è stato soltanto un esercizio partecipativo ma senza contenuti concreti. In questo mi sentirei di iniziare a dire qualche punto, giusto per avviare, non prendo più di 2 minuti. Tante persone hanno sottolineato l'importanza, l'utilità di uno strumento come questo. Allo stesso tempo si è sottolineato come la frammentazione delle parrocchie, il fatto che non ci siano informazioni sempre aggiornate, il fatto che debba essere fatto uno sforzo extra, cioè ci vuole un innesco. A me sembra che rispetto a quello che abbiamo detto stamattina dell'imprenditore innovatore, Schumpeter quando citavamo, quindi l'imprenditore che innova, che fa qualche cosa che non c'è come contenuto o come modalità, si riferisca molto a questo caso e soprattutto si riferisce molto a questo caso il fatto che si parta da comunità che hanno in sé dei contenuti, che faticano a condividerli ed aggiornarli, serve quindi qualcuno che vede qualche cosa che il singolo non vede, vede un macro che a livello micro forse non ha senso o non serve, il sito per la micro parrocchia magari non serve, il sito con le opportunità per vedere tutto serve, il sito fruibile da tutti i dispositivi è meglio, ci vuole un innesco.
ci vuole un innesco che tu ci dicevi che c'è un tempo limitato, perché c'è un tempo in cui alcuni costi sono coperti. Dicevi che qual è il periodo della deadline? Entro febbraio lo strumento, l'app, deve essere fruibile. Entro febbraio deve essere fruibile, quindi non manca tantissimo tempo. Dopo questo tempo qua si tratta di capire se, è un punto che chiederei di analizzare insieme, se ci fosse un vuoto di finanziamento, se su questa idea, su questo pensiero di impresa, avreste il desiderio di andare avanti comunque, sia che c'è un finanziamento, sia che non ci fosse, perché si ritiene che la capacità di produrre valore, e andrà poi studiato quali ricavi genera, perché se no non si sta in piedi, ecco, sulla scorta di questa forza si aveste comunque il desiderio di andare avanti, perché trovo che questo sia il primo punto che ci siamo detti, cioè quello dell'imprenditore che vede qualcosa che ancora non c'è, mi sembra che ci sia, che ci scommette e fa una scelta costosa. Ad oggi dici che comunque siete stati coperti, sì, pur con le fatiche di. Sì, con le fatiche di. Se c'è, oltre a tutto un livello di gratuità che sicuramente avete messo, il desiderio di scommetterci comunque, anche se tutti noi avessimo detto noi non ci starei a darti 1.000 euro. Questo è un punto che mi sentirei di dire. Se abbiamo altri spunti, li ragioniamo insieme e poi andiamo a stringere su quali sono i punti, l'analisi, ecco, di questo metodo e cosa ha funzionato e che cosa ci ha dato questa esperienza di un'ora e mezza. Quindi rispondo io se a tu vuoi dare il tuo punto di vista, sì. Sei uno del gruppo, come chiunque può intervenire, quindi okay, ci diamo un minuto e mezzo massimo a testa. Benissimo, sì, ci sarebbe da scommetterci comunque e eventualmente col tempo di migliorare l'idea anche su quello che continua a pervenire dal basso, che ascoltiamo molto, le proposte, ma soprattutto degli incoraggiamenti che sono arrivati da più platee, da più ambienti. E data la forte innovatività di quest'idea, c'è e comunque consideriamo la necessità di perseverare in qualche modo, perché è qualcosa di talmente nuovo che è difficile da far mentalizzare in maniera immediata. E quindi c'è da scommetterci sia in tempo che in risorse. Sicuramente, cioè, questa è la mia risposta. Sì, poi posso anche dettagliare meglio, però eventualmente c'è questo. L'esperienza che è venuta da più situazioni ci incoraggia ad andare avanti. Certo, le persone che abbiamo interpellato non sono persone a cui abbiamo chiesto tu ci scommetteresti economicamente su questa idea, per cui magari la risposta sarebbe stata anche un po' diversa, potrebbe essere diversa. Però sono i potenziali diretti fruitori, i più diretti fruitori dello strumento, e quindi siamo consapevoli di aver generato anche un'attesa, e c'è gente che ci chiede ma quando possiamo cominciare a usare questa cosa, perché a noi ci aiuterebbe molto. Faccio un esempio: a Torino il responsabile degli oratori italiani salesiani mi ha lasciato il numero di telefono per dire appena è pronta fammelo sapere, il responsabile italiano degli oratori salesiani, ma uno dei tanti, non è l'unico, per cui adesso non è che siamo volati in cielo con questa affermazione, però ci ha permesso di capire che forse ha uno spiraglio di innovazione riconosciuta e di necessità di utilizzo di una piattaforma nuova, di un sistema nuovo, di interconnessione tra le parrocchie, perché questa non è un'app della parrocchia o per la parrocchia, è un'app per la diocesi, e quindi vuol dire decine di parrocchie insieme, interconnesse, che formano una diocesi e al contempo che comunicano con l'istituzione diocesi, nei suoi ruoli e nei suoi uffici, e con il vescovo. Inoltre c'è un servizio per la liturgia, inoltre c'è un servizio per i contenuti del materiale pastorale, eccetera. Posso prenotare gli spazi, quindi i macro servizi che sono stati selezionati dal basso, noi li abbiamo integrati in un'app, che quindi non ha niente a che fare con il sito parrocchiale o diocesano, che sono statici, okay. E neanche con chiesacattolica.it eventualmente, perché so che ne abbiamo parlato l'appuntamento scorso. Vuoi dire qualche cosa rispetto invece all'aspetto che trovi di economia civile, ad impresa civile di questa cosa qua, ma veramente in 30 secondi, che c'è il nostro amico che voleva dire qualcosa? Credo. Sono 2 anni di gratuità fino adesso, con anche tratti di abnegazione totale, per cui c'è molto lavoro dietro, molta voglia di fare rete, di coinvolgere, di tirare dentro, c'è molto dono,
e c'è una prospettiva di economia civile, sociale. Quindi di fraternità e di reciprocità. Ah sì, assolutamente. Innanzitutto nel cluster del proponente, cioè quindi nei tre soggetti che hanno per primi avanzato e poi proposto quest'idea e come attualmente ci lavorano, perché noi togliamo il nostro tempo libero, che più chi meno come possiamo, ma non è poco, e nel portare avanti un'idea che non sappiamo che fine farà, però nel tentativo di renderla fruibile per una comunità più vasta del comune di Squinzano e dei tre proponenti che siamo noi. Perfetto, grazie. Volevi intervenire, vero? A questo punto dovremmo fare però più delle riflessioni di chiusura. Sì, sì. No, giusto, perché non è stata fatta prima, Fabrizio comunque mi chiama. Avete pensato allo streaming? Perché, e spiego subito, non c'è nessun sito in cui trasmette anche il sito della diocesi. Ok, non rispondo, grazie Raffa. Ma proprio siamo fuori tempo massimo. Era stato considerato, però se tu guardi una parrocchia, una semplice parrocchia comune, i servizi che già propone, se li vai a sommare, se li vai a vedere veramente, sono tantissimi, quindi c'è bisogno di una cernita. No, no, in generale. Sì. Ok, allora, parliamo di parrocchia perché la parrocchia offre dei servizi alla comunità, quella che viene chiamata boa metropolitana, no? Dai sociologi, per cui servizi destinati a una comunità vasta, dai bambini agli anziani, tra cui anche servizi liturgici, per cui l'anziano allettato non può vedere la messa, non può fisicamente venire, a meno che non si chiama Santa Chiara, che la vedeva proiettata sul muro, non può vedere la messa su un tablet, potrebbe. E per chiudere, l'abbiamo escluso perché non prioritario e perché esistono già dei servizi similari, tipo quello che posso vedere in TV, da più canali. Scusate, faccio il cattivo, dobbiamo fare una chiusura, se no non possiamo fare un altro caso e se dedichiamo più tempo a uno ne perdiamo dall'altro. Dobbiamo andare un po' più di corsa, a questo punto, visto che siamo già a meno di un'ora e mezza dalla chiusura, che sono le 6, vi chiederei 5 minuti fino alle 4.45 in libertà, io mi taccio, non commenterò nulla, quindi vi chiederei veramente non più di poche battute sul se l'avete trovato, il senso di questo tipo di esercizio, vi prego anche di segnalare se ritenete che non ha funzionato e possa essere modificato, sempre in quella logica costruttiva, in modo tale che il secondo caso che affrontiamo dopo la pausa lo affrontiamo tenendo conto di questi stimoli che date voi. Tengo solo il tempo. Forse qualcuno non ha capito se c'è la pausa adesso e quindi tra 5 minuti... Tra 5 minuti facciamo pausa, chiudiamo il lavoro in questo momento dicendoci, grazie della precisazione, dicendoci massimo un minuto a testa, che cosa abbiamo ricavato da questo esercizio qua, incluso te, perché sei quello che ha presentato poi il caso e chiuderai quindi tu... il momento. No, perfetto per me, comincio io, molto, molto utile ma incompleto perché non siamo riusciti forse a guardare a tutti i punti di forza, di debolezza, di minaccia, quindi sarebbe stato bello portarlo avanti ancora un po'. Questo vuol dire, già sto contravvenendo a quello che mi sono detto, che se desideraste trovarvi voi o un sottogruppo di questi che magari si scambiano i numeri di telefono e chi ha detto trovo interessante, mi piacerebbe, troverei un'utilità, se magari si scambiano un WhatsApp, una mail, eccetera, dico facciamo una call in Skype, sì, uno streaming, ci parliamo una sera, approfondiamo con questo metodo qua e cerchiamo di portare a compimento questa cosa. Sarebbe un bel precipitato, per dire in termini chimici, di questa giornata. Ok. No, a me, da quello che abbiamo discusso fino adesso, sembra chiaro che si vede l'utilità
del servizio. Sembra ben ricevuto, insomma, cioè, sicuramente ha molto potenziale. Quello che mi preoccupa è il business plan a livello di impresa, perché insomma, sembra bisogna fare un po' più di compiti da questo punto di vista e capire se effettivamente è una cosa che si può realizzare. A parte l'idea della buona volontà di chi ci lavora dietro, insomma. Sì, anche secondo me il metodo ha funzionato sicuramente perché allargando un po' tutti i punti di vista, no, poi si può giungere a meglio comprendere dove bisogna concentrare l'attenzione, dove magari forse questo metodo è anche più utile dei questionari e del sondaggio, no, che si fa, perché quello è un pochino più anonimo, in questo modo invece c'è la possibilità di ragionare proprio nel merito, ecco, quindi credo che sia un metodo che utilizzeremo anche in seguito in altri contesti, insomma, perché lo trovo utile, sì. Restando invece nel merito dell'app, mi faceva venire in mente anche il ragionamento comune che è stato fatto, il fatto che avendo una diffusione così poi... così semplice, no? Per tutte le persone, poteva anche essere un modo per migliorare qualitativamente la comunicazione del messaggio evangelico, no? Rimanendo a livello di parrocchia, perché magari in chiesa ci vanno soltanto gli addetti ai lavori, invece avendo un'app di così immediata fruizione anche da parte di persone che magari mandano soltanto i figli al catechismo e basta, in questo modo ci sarebbe la possibilità anche da parte delle parrocchie di osare nel mettere dei contenuti un pochino più, oppure nel proporre delle iniziative un pochino più particolari, del tipo questa sera facciamo un dibattito sul fine vita, per dire, no? Ecco, e allora potrebbero essere delle informazioni che immediatamente sarebbero fruibili da tutti, e quindi dare l'opportunità alla parrocchia, alla diocesi, di intercettare un target che di solito non frequenta spesso la parrocchia, ecco, e che quindi non è abituata ai soliti appuntamenti. Io ci vedo una grande utilità, secondo me è rientrato anche il concetto di economia civile, vedendo per esempio le mie necessità, molte volte non riusciamo contestualmente a seguire più eventi, essere presenti su più luoghi, quindi molte volte anche non essere aggiornate sull'orario dell'incontro o non aver avuto per esempio l'ora del Salento, che è quello che dà l'informazione settimanale sugli eventi della diocesi, mi ha creato difficoltà, quindi penso che sicuramente darà una grande utilità per chi vuole essere, insomma, essere presente anche quando non lo può essere, quindi. Peraltro quando siamo anche fuori zona, e questo succede nei periodi estivi o per chi ha diversi impegni, sarebbe un metodo utile per poter essere informati contestualmente da ogni parte, insomma, del... Grazie. Diciamo ancora due, massimo tre interventi, se
Ecco, se vi pregherei se potete magari essere più sul punto rispetto a, al metodo, in modo che la seconda, il secondo esperimento lavoriamo sul metodo e quello che c'era da dire sul caso in sé considerarlo un po' chiuso, ecco. Liberi poi appunto di interrogare, interpellare Emanuele privatamente o fuori dopo le sei, insomma, per... E sempre Valentina. E volevo dire che ho apprezzato molto quello che ha spiegato Emanuele all'inizio, cioè il fatto di essere partiti, anche in base a quanto dicevamo questa mattina, dall'analisi dei bisogni tramite la somministrazione dei questionari. Quindi non solo la rilevazione di una soddisfazione, diciamo, in prospettiva futura, da parte di chi fruirà dell'app, quanto anche aver analizzato quali sono i bisogni reali della gente, perché credo che un progetto del genere cioè, sia molto più abbia reso diciamo, procedere metodologicamente in questo modo abbia reso il progetto molto più concreto e più realistico rispetto a partire da un'idea da parte di tre persone senza tenere conto di quelli che sono i bisogni del territorio e della gente. Grazie. Sì, per quanto riguarda il metodo, anche questo lo ritengo molto positivo perché mi ha dato la possibilità di analisi su un argomento su cui non ero molto ferrata, invece mi ha dato la possibilità di essere molto, molto precisa per quanto io abbia già esposto. Questo sì, il metodo l'ho appreso adesso e ha dato dei risultati, a me ha dato dei risultati eccellenti. Vi va quindi, se volete ancora un intervento o due, ma veramente flash, di utilizzare ancora questa modalità qua anche per il secondo caso dopo la pausa? Con davvero libertà di dire, proponiamo miglioramenti e possibilità. Cioè è stato testato e funziona su alcuni gruppi, magari qui riteniamo che funziona meno bene. Insomma, io non mi offendo. Ecco. Certo, grazie. Dovremmo per il prossimo caso impiegare un po' più di tempo nell'illustrazione del progetto, cioè del caso, perché a mio parere molti dei punti di forza e di debolezza che abbiamo sviscerato successivamente ad un'analisi più approfondita sarebbero venuti meno, cioè tante cose le ha spiegate quando siamo partiti con l'analisi, le ha spiegate in una fase finale Emanuele, allora magari tanti punti soprattutto di debolezza non li avremmo evidenziati se avessimo saputo che erano stati già affrontati da loro. Perfetto, questo ci può dire che o lavoriamo sul tempo della presentazione ma a detrimento del dibattito o chi verrà dopo dedicherà magari meno tempo alla presentazione del concept ma ha già in mente come presentarsi. Ecco, questo è un suggerimento che trovo molto pertinente, grazie. Quindi chi verrà dopo, cominciate già, qualcuno che ha idee, prima si era candidato ma così informalmente per Paolo non... Chi vuole candidarsi, magari se ne parla un attimo qua fuori, tenga già in mente che questo suggerimento è importante. Cioè, nei 10 minuti, tirar fuori già i pensieri in una forma strutturata, tale per cui poi le domande vanno a incidere esattamente nel e il dibattito è favorito più tardi. Ancora un intervento per chiudere, vi va? Se non vi va, facciamo pausa. Sospetto che abbia vinto la pausa. Ok, grazie intanto.